Ciao ragazzi, come state oggi? Ciao! Siamo qui per un blind bag weekend abbastanza speciale perché è tutto a tema dei Rement appena usciti in Giappone, dedicati a Pokémon, ma non a qualsiasi Pokémon. Già, a uno dei preferiti di tutti. Parliamo della collezione Dreaming Case di Eevee, o da noi Eevee, e tutte le sue evoluzioni della prima serie di Pokémon. Quindi, sì, mi spiace, non ci sarà Sylveon, Espeon, Umbreon, nessuno di loro. Sì, ma a noi piacciono molto questi. Mi ricordano la mia infanzia. Il mio Pokémon preferito appena usciti, ricordo che era Vaporeon, che è presente in queste case. Notare che stanno tutti dormendo all'interno di queste sottospecie di uova Fabergé, direi. E vogliamo ringraziare Chou Chou Japan. Esatto, ragazzi, se volete acquistarle, usate Chou Chou Japan. Vi lascio qua sotto il link per il loro Facebook e per il loro sito ufficiale. E vi ricordate, ero già passata da loro a Cartoomix. Ho comprato anche la Revoltech di Judy Hopps da loro. Sono super super qualificati con prezzi davvero buoni e super professionali. Questo set è adesso esaurito purtroppo, ma tornerà disponibile a metà settembre. Quindi mi raccomando, in caso ordinate il vostro nei link qui sotto e seguite Chou Chou Japan, sono davvero delle bravissime persone. Sembriamo degli espositori. Esatto, ma dovremmo trovare tutti i personaggi come c'è scritto qui. Vedete, qui sopra c'è scritto in giapponese, ma anche in inglese, grazie a Dio. This label confirms a complete set, cioè che questo adesivo conferma che questo è un set completo e troveremo tutti i personaggi. A me piace Flareon. A me anche Jolteon, in realtà mi piacciono tutte. E sono quattro come i Pokémon all'interno, quindi non dovremmo trovare doppioni. Le scatoline sono davvero adorabili, su tutte c'è Eevee, ma di lato possiamo anche vedere gli altri personaggi che possiamo trovare all'interno con i loro nomi giapponesi, come Thunders, che è il nome di Jolteon in giapponese, Booster, che è il nome di Flareon, e Showers, Vaporeon in giapponese. Showers significa piogge, Thunders ovviamente significa tuoni, mentre Booster significa potenziamento. Hanno dei nomi molto diversi dai nostri. Mi piacciono tutte queste stelline sul case e non vedo l'ora di aprirle. I Rement solitamente vengono annunciati molti mesi prima della loro uscita. Penso che queste siano state annunciate a maggio e non ho potuto farmele sfuggire. Mi ricordano i Pokémon Terrarium che già abbiamo recensito e che ho messo sul mio Instagram. Comunque, apriamo subito la nostra prima blind bag per Inflareon. Penso che capiterà Jolteon, a me piace sempre molto anche lui. Oh, e penso che abbiamo trovato Eevee, perché vedete l'uovo è rosa ed è pieno di carta scoppiarella, come la chiamo io, per non rovinarlo durante la spedizione o comunque in generale. All'interno c'è anche il booklet che, se apriamo, ci fa vedere tutte le evolution. Qui c'è scritto qualcosa in giapponese, che le evolution stanno avendo la buonanotte, almeno penso, perché c'è scritto Oyasumi, che significa buonanotte, il retro bianco. Poi abbiamo il cuscino su cui dorme Eevee. E guardate com'è stampato bene, quasi tutti i Rement li trovo sempre fatti benissimo, o comunque tutte le figure che arrivano dal Giappone. Vedete, sembra schiacciato verso l'interno e sembra proprio morbidoso. E poi ci arriva la nostra famosa Chewing Gum Rement, che, come vi ho già detto, secondo me sa di mela verde, un pochino mentolata. Se voi avete aperto dei Rement, fatemi sapere nei commenti secondo voi di che cosa sa, è sempre allo stesso gusto, arriva sempre questa. La troveremo in tutte le nostre scatoline. Ok, togliamo la nostra cartina scoppiare. E questo ovetto è davvero bellissimo. Qui sul davanti, come potete vedere, c'è un'immagine stampata di Eevee con dei cuoricini. La trovo adorabile. Eevee mi ricorda il mio cane perché ha delle orecchie molto lunghe e una coda pelosa. Sopra ha questo pomello che è di plastica ovviamente, ma sembra un cristallo trasparente. E guardate come sono carine queste rifiniture, davvero davvero bellissime. E la parte sotto è perlata rosa, molto carina. Apriamolo. Ecco il nostro Eevee che arriva, oh, anche con un altro cuscinetto a forma di cuore. Guardate che carino. Qui probabilmente appoggia la sua testa o il suo sedere. Eccolo mentre dorme. È adorabile, liberiamolo dalla plastica. E Eevee è davvero stampato benissimo. Guardate quanto è adorabile mentre sta dormendo. Oh, è abbastanza piccolo. E come pensavo, questo cuscino va sotto il suo sedere, così, più o meno. Quindi mettiamo il suo cuscino. Eccolo qui che dorme. In realtà questo cuscino è un pochino più violetto e questo è più rosino. Vi avverto che non ci sono peg per farlo stare, diciamo, dentro l'uovo sempre dritto, quindi non shakerate il vostro Eevee prima per non svegliarlo, non sarebbe carino, e secondo perché ovviamente si muoverà all'interno. Ed eccolo qui che dorme all'interno. Lo trovo adorabile, forse l'ho messo un pochino storto e non si vede benissimo da davanti. L'ho cercato di sistemare un pochino più al centro ed è davvero adorabile. Guardatelo come dorme.
Oh, mi fa venire un certo sonno, anche se sono una forbice e non dormo. Penso che questo possa essere un problema. Apriamo la prossima. Apriamo la seconda blind bag. Blind bag. Blind bag. Ti prego. Ok, hai ragione. Scusami. E qui abbiamo trovato Flareon. Evviva, il mio preferito. E questo è il suo cuscino. E non è uguale a quello di Eevee. È stampato in maniera diversa. Soltanto per dirvi quanto i giapponesi ci tengono quando fanno queste cose. È una cosa incredibile. Sembra super morbido. Sono proprio uguali a quelle che troviamo in edicola. Qualità uguale. Sì, proprio identica. Noi italiani dovremmo davvero imparare dai giapponesi a fare delle blind bag simili. Togliamo la carta scoppiarella. E questo è il suo uovetto, che ricorda molto una Pokéball, visti i colori. Anche il suo rosso è perlato. E qua sul davanti possiamo vedere stampato Flareon. Vedete che ha anche delle fiammelline qui di lato. Molto carino, davvero ben fatto. E ovviamente sopra ha questo cristallo rosso. Molto carino. Certo, è il migliore. Flareon arriva così, non ha un altro, diciamo, cuscino, che come potete vedere appena ho spostato Eevee si è spostato anche lui. Magari dei peg non farebbero malissimo. Ed ecco Flareon, oh, è adorabile. Ma anche lui in realtà ha un cuscinetto, solo che lo tiene abbracciato. È vero, è a forma di fiamma. Eh sì, ed è tipo arancione. Ma guardate quanto è carino, è stampato bene. È l'Evolution, secondo me, che rimane più simile a Eevee anche quando si evolve. Molto molto carino, è stampato bene. Fatemi sapere qual è la vostra Evolution preferita della prima serie di Pokémon. E mettiamolo sul suo lettino. La sua posizione è dolcissima. Oh. Vi avverto che anche l'uovo Fabergé è smontabile. Ovviamente è in plastica, non è in vetro. E vi basta poi riposizionarlo e si reincastrerà senza troppi problemi. Quindi non preoccupatevi nel caso non l'avete sfondato. Oh, Flareon è sempre stato il mio preferito. Anche perché è l'unico che potrebbe farmi qualcosa, cioè fondermi. Quindi mi mette una certa paura. Ah, oh, ok, andiamo avanti. Jolteon in tutta la sua giallezza. È vero che è giallo. Ah, faremo finta di niente. E questo è il suo cuscinone giallo. Però è di un giallo chiaro pastelloso che mi piace molto. Molto di più del giallo acceso. E anche lui è diverso da quello degli altri Eevee che abbiamo preso. Ed ecco il suo ovetto. Qui ovviamente c'è Jolteon e guardate quanto è carino. Il fondo è giallo perlato e sopra ovviamente ha un cristallo giallo. Tutto giallo, giallo! Ok, andiamo avanti. E anche lui arriva con un solo cuscino sul quale sta dormendo sopra. Sembra già adorabile. Oddio ragazzi, guardate quanto è carino. Oh, guardate il suo musino, è troppo bello. Veramente sto per piangere. Too cute. E questo è lui di lato. Dorme con le zampe aperte così come la mia Pipi, che è il mio cane, ma la chiamo in mille modi diversi, poveretta. Prima o poi scorderà il suo vero nome. E stranamente il suo cuscino, forse per fare contrasto, non è giallo ma azzurro, ma qui ha tantissimi, vedete, fulminini stampati. Adoro la sua posizione e forse mi piace anche più di Flareon. È una decisione difficile. Oh, è troppo troppo carino, mi piace tantissimo. Ora sono proprio curiosa di vedere Vaporeon. Ed eccolo qui nel suo ovetto. È adorabile. Questi Rement sono la vita, come molti di voi dicono quando definiscono le cose. È una cosa che dicono molti giovani. Apriamo l'ultima scatola, sono già triste. Mi ricordo che avevo anche una squadra solo di Vaporeon. Oh, ed eccolo qui. E questo è il suo cuscinone. E anche lui è diverso dagli altri, ovviamente. Eccolo qui. E qui ovviamente c'è Vaporeon con dell'acqua. Sotto è perlato e questa è la sua pietruzza di plastica. Anche lui è su un cuscino solo. Eevee è l'unico che ne ha due. Ed eccolo qui visto da vicino. È in una posizione abbastanza sveglia. Non so se riesce a appoggiare la sua testa sul suo collare, diciamo, bianco. Però sembra dormire abbastanza pacificamente. È adorabile. Oh, è la sua codina. È da notare che il suo cuscino è a forma di goccia d'acqua. Ah, non l'avevo notato. Forse sono a forma delle pietre per fargli evolvere. Ah, potrebbe essere effettivamente. Comunque è adorabile. E una cosa che non vi ho svelato prima è che il fondo del nostro uovo Fabergé è in realtà anche un portacose, o meglio, potete nasconderci o metterci quello che volete, anche le caramelle. Molto piccolo. Oh, è adorabile. Però penso che il mio preferito rimanga Jolteon. Ed è strano perché è in una palla gialla. Ti viene voglia di non toccarli per non svegliarli. Ed eccolo qui all'interno del suo uovo Fabergé. Ed eccoli qui tutti assieme e sono la persona più contenta del mondo. Sono adorabili e consiglio a chiunque di voi che ami i Pokémon e soprattutto le Evolution di acquistarli.
Evoli, sarebbe davvero carino se facessero anche le altre evoluzioni. Potrebbero farle, vedremo, nel caso vi teniamo informati su Facebook. Sì, perché noi siamo anche su Facebook, Instagram e Twitter, link in descrizione. Ovviamente se volete potete anche non comprare l'intero set, ma solamente il Pokémon che preferite. E non ho niente da criticare, ho solo cose positive da dire su questo set di Remant. Sono adorabili, li adoro tutti e sono felicissima di averli acquistati. Devo trovare un posto dove esporli. Direi di sì, sono davvero molto carini. Anche a me piacciono tanto, soprattutto il mio Flareon, è davvero bellissimo. Incredibilmente il mio preferito è Jolteon. Già. Ringrazio ancora tantissimo Chu Chu Japan e ragazzi, ci sentiamo il più presto possibile con una nuova recensione questa settimana. Vi voglio bene, un abbraccio grande e ciao! Ciao! Anch'io voglio una casetta così. Perché non ce l'ho? Perché non ho uno di quei bellissimi cuscini? Perché sono solo una forbice e non dormo? Effettivamente è vero. No.